Il nuovo anno inizia con 3 punti per il Pescara che batte per 4-2 l'Aquila Montevarchi in una gara dalle mille emozioni. Onore e merito ai toscani che seppur in emergenza hanno retto fino alla fine il confronto. Per il Delfino sono 3 punti d'oro che permettono alla squadra di Auteri di portarsi a meno 5 dal terzo posto. Biancazzurri in campo con il 3-4-3 con il neoarrivato Derisio all'esordio subito gettato nella mischia. In attacco spazio a Ferrari, Dursi e Rauti. I toscani in formazione rimaneggiata e con 8 assenti rispondono con il 3-4-1-2. Sole all'Adriatico dove ci sono sugli spalti appena 2000 spettatori. Partenza vincente dei padroni di casa che al terzo sono già in vantaggio con Ferrari che su assist di Rauti mette il pallone alle spalle di Giusti per il fulmineo 1-0 dei padroni di casa. Mette così la gara subito sui binari migliori il Pescara, anche se al nono Giambò commette un fallo ingenuo in area con il direttore di gara Ancora di Roma che vede gli estremi per il calcio di rigore che viene poi trasformato da Gambale per il pareggio toscano. Tutto così subito da rifare per la squadra di casa, un po' in difficoltà al cospetto di un Montevarchi veloce. Al 18esimo si rivede il Pescara ancora con Ferrari che su cross di Cancellotti a centro area di tacco mette la sfera a lato. Al terzo tentativo, al 20esimo, il Delfino si riporta in vantaggio grazie alla conclusione al volo di Rauti che fa secco Giusti per il 2-1. Il Montevarchi però non ci sta e al 22esimo senza Amici di testa in area piccola dopo una respinta di Sorrentino mette il pallone alto. La gara regala emozioni a raffica. Gara divertente giocata a buoni ritmi con al 39esimo un brivido in area abruzzese con la conclusione a fil di traversa di Lunghi. Rauti è però ancora in agguato e al 46esimo con un Eurogol fa 3-1 e doppietta personale. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi e per il Pescara è festa grande. Nella ripresa fra i padroni di casa c'è Zappella al posto di Drudi. Al terzo Pescara vicino al poker con Ferrari che dall'interno dell'area calcia alto. Ma all'ottavo Intinacelli approfitta di una dormita della difesa del Pescara segnando la rete del 3-2. Match di nuovo riaperto con i biancazzurri troppo timorosi e che si rivedono al 17esimo con un tiro di Dursi parato a terra da Giusti. Al 20esimo Auteri manda in campo Memusciai e Clemenza per Rasi e Rauti. In campo la gara resta aperta con Dursi che al 23esimo si divora il 4-2. Meglio però i padroni di casa che hanno però il demerito di sbagliare troppo in avanti. Al 43esimo esordio assoluto per il baby 16enne delle Monache nel Pescara che entra in campo al posto di Dursi. Al 44esimo si infortuna leggermente il direttore di gara dopo uno scontro fortuito con un giocatore del Montevarchi, riuscendo però a portare a termine il match che vede il poker abruzzese di Ferrari al 47esimo e poi al 48esimo il miracolo di Giusti su delle Monache. Il Pescara vince, mette in cascina altri 3 punti e da domani inizierà a pensare alla prossima trasferta in terra laziale in casa di una viterbese rinforzata nel mercato di gennaio e capace di fermare il Cesena, terza forza del campionato, sul pareggio.